E come al solito un giro alla Umarex è d'obbligo, sempre lo stesso stand, beh ma ci avranno anche messo su dei soldi, sempre lo stesso stand dell'anno scorso, e andiamo a vederci le novità invece del software che come al solito, come ho già detto prima, è la linea gialla. Allora impalinati, siamo arrivati allo stand della Umarex, abbiamo qua con noi Dominic che ci presenterà uno dei prodotti che stiamo aspettando tutti quanti ormai da tanti anni, perché ormai sono anni, ed è l'MP7 e adesso ci spiegherà quali sono le sue caratteristiche e soprattutto speriamo di rubargli la data di uscita in Italia. Hi, here we have our new MP7 AEG, it's the first full size MP7 on the world market and of course, we have the same options as on every other MP7, but we have some technical tricky things. So we have a monitoring for the magazine. It means if we have no magazine in the weapon, it not will be able to shoot. The same thing happens if your magazine is empty. You shoot all out all of your BBs, and if the last BBs is out of the magazine, it don't shoot and stops. Yeah. Of course, for maintenance, you need sometimes some dry fires. For that situation, we have the chance pull out the magazine, pull down the bolt catch, and then you have a dry fire mode. Of course, you can adjust the shoot-up unit. Yeah. We also have a functional bolt catch. Okay. And in Italy, it will be available with 1 joule. With 1 joule? Yeah. And you know when, you think? I think in the next 2 or 3 weeks. Next 2 or 3 weeks, ha detto 2 o 3 settimane ragazzi, allora ce lo aspettiamo fra breve, avete visto tutta una serie di funzionalità che sono molto interessanti, come al solito la Umarex e WFC insieme hanno lavorato in maniera egregia, e vi faccio vedere adesso i dettagli e nello specifico sentiamo anche come gira. Can you shoot some rounds to hear the movements of the gear? Ok, benissimo, questa è soltanto un'anticipazione ragazzi. Okay, Dominic, thank you very much. Not for that. Da Umarex è tutto, perché le altre cose le conosciamo già e andiamo al prossimo stand.